Una notte al museo. Il titolo di un famoso film può ben riassumere il progetto Res Art Iacomus, residenza con museo diffuso. Sabato 4 settembre è stata inaugurata una casa per ferie in via Rivareno, nel cuore della città, proprio sopra i locali del museo Raccolta Lercaro. Un po' come nel film, le opere della raccolta Lercaro sono uscite dalle sale del piano terra per raggiungere i piani superiori, invadendo scale, camere, corridoi e dando vita al primo vero e proprio museo con camere d'Italia. Gli ospiti di Res Art possono apprezzare le opere di Alfredo Tartarini al quarto piano, della pittrice Norma Mascellani al quinto e al sesto degli artisti Poggeschi, Guidi e altri. Nel tempo gli allestimenti cambieranno e si darà spazio ad artisti e opere diverse, anche seguendo nuove mostre che saranno allestite al Museo Raccolta Lercaro al piano terra. L'inaugurazione ha visto la partecipazione del Cardinale, di Monsignor Roberto Maciantelli, Presidente della Fondazione Lercaro, dell'Assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori e del Sindaco Virginio Merola. Rappresenta l'aggiunta di un tassello molto importante che è in linea con questo luogo, sia per la presenza della raccolta Lercaro e quindi per il ricordo del Cardinale Lercaro, che teneva moltissimo e curato nella sua vita il tema dell'accoglienza e dell'accoglienza in un posto bello. E poi anche questo luogo ci ricorda sicuramente il Cardinal Biffi, per questo questo Res Art l'abbiamo voluto chiamare Iacomus, proprio in ricordo dei due Giacomo. Anche Cardinal Biffi, grazie a lui la Fondazione Lercaro ha questa sede, e sicuramente è stato il Vescovo che ha ricercato e percorso la via della bellezza per cercare e trovare la verità di Dio. Quindi questo è l'aggiunta di un tassello molto importante per la Fondazione, che ha sposato immediatamente questa iniziativa. Quindi oggi arriviamo a un risultato che è frutto di varie collaborazioni. La vera grande conservazione non è mai soltanto chiudere. La vera conservazione è sapere aprire e offrire. È sempre legata anche all'accoglienza e al futuro. Quando la conservazione è soltanto il passato, non c'è futuro. La vera conservazione è sempre presentarla nell'accoglienza e guardando il futuro. Grazie ad AECA e CEFAL, enti di formazione, nascerà in Res Art anche l'Accademia per l'Ospitalità Bolognese, dove accoglie e forma giovani e adulti alle professioni del settore. Addetti al ricevimento e camerieri ai piani, ma anche figure esperte in organizzazione di eventi, congressi, social media, marketing. Ma chi saranno gli ospiti di Res Art? Ce lo spiega Andrea Babbi, presidente di Ospitalità Petroniana, impresa sociale senza scopo di lucro, voluta proprio per gestire spazi e immobili a fini turistici. Innanzitutto pellegrini che vogliono visitare Bologna e l'Emilia-Romagna con motivazioni religiose e culturali. Studenti d'arte, di tutte le arti, non soltanto pittoriche, ma tutte le arti. Siamo dentro a un contesto anche cittadino ricco di musei, la Cineteca, il Mambo, tutti gli altri musei, e quindi vogliamo essere anche un elemento straordinariamente attivo di coesione con gli altri. Una residenza d'arte dove abbiamo voluto valorizzare le camere con le tante opere del Museo Lercaro, che appunto si estende su tutti i piani di questo palazzo che è la Fondazione Lercaro. C'è una forte attenzione al tema del lavoro, è un'azienda che nasce e che vuole dare speranza e lavoro a chi anche nel mondo del turismo ha visto un po' la crisi, e una crisi che in alcuni settori continua. E quindi abbiamo voluto, appunto, con un'impresa sociale dedicare questa impresa a chi ha perso il lavoro o lo sta perdendo.